è una analisi del golpe turco, aperta la parentesi, Cagnesco 1, chiusa la parentesi. Beh, sentite, mi viene da dire che ci sono più verità sul web che non sulla carta stampata e sulle televisioni, perché c'è stato un mio video intitolato Golpe Turco, il golpe turco, e mi è arrivato un commento di un commentatore il cui nickname è Cagnesco 1. Sentite la profondità di questa analisi, che io condivido in pieno, e meraviglio tanto di non aver sentito nulla di analogo dalle televisioni o di non aver letto nulla di analogo sui giornali. Certo, io i giornali non li posso leggere tutti. Beh, vediamo un po' cosa scrive il commentatore il cui nickname è Cagnesco 1. Poi questa analisi la metto nel riassunto di questo video, così voi stessi la potete esaminare con calma. Il golpe non se l'è fatto da solo Erdogan, il golpe non se l'è fatto da solo, altrimenti non ci sarebbero più di 6.000 arrestati. Il golpe è stato effettuato dall'esercito, che ha il compito di salvaguardare la laicità della Repubblica di Turchia voluta da Atatürk. Sì, è così, chi conosce la storia lo sa che è così, no? E il golpe è stato fatto come ultima ratio per impedire la islamizzazione totale della Turchia, e è fallito perché orde di turchi si sono scaraventati in strada inneggiando alla religione in difesa di Erdogan, massacrando quei poveri ragazzi soldati che volevano tenere fede al volere del padre della patria. Girano foto di soldati massacrati e decapitati dai sostenitori del AKP. I militari, avendo integrità morale, non hanno avuto il coraggio di fare fuoco sulla folla. Purtroppo il kemalismo, la dottrina che si ispira ad Atatürk, a Kemal Atatürk, il padre della Turchia moderna. Allora, purtroppo il kemalismo in Turchia è morto e sepolto. Mi piange il cuore nell'affermare tutto ciò, ma è così. Ma sembra che i politici europei non vogliano proprio capirlo e continuano a corteggiare la Turchia, che è sulla strada di diventare un nuovo Iran. Ma quei pazzi la vogliono in Europa a tutti i costi. Riposa in pace Mustafa Kemal Atatürk, nato il 18 maggio 1981, morto il 16 luglio 2006. Ah, sì. Sì, lo fa morire il giorno del golpe. Lo fa morire il giorno del golpe. Bravissimo, caro, un'ottima analisi, eh? Un'analisi tanto vera quanto singolare. Beh, io queste cose nel mio video non le ho dette, le ho fatte solo capire, però questa analisi è vera, caro amico, è vera, carissimo amico, che hai questo singolare nickname, Cagnesco 1. Chissà mai chi sei tu che le cose le conosci così bene e sai scrivere anche in questa maniera tanto chiara. Chissà mai chi sei, caro Cagnesco 1. Beh, cari amici, questa mia web tv, cari amici, vi doveva dare un video di questo genere.
Il secondo video che io dedico al golpe turco, ma questo mio secondo video è, diciamo così, è ancora più centrato su ciò che è successo, e ciò grazie al mio commentatore Cagnisco 1. Bravo, bravo Cagnisco 1, la tua analisi è infinitamente più precisa di quella della maggior parte dei commentatori nostrani. Ok, caro amico? Ma che bello, riposa in pace Mustafa Kemal Atatürk, nato nel 1981 e morto il 16 luglio 2016. Cioè, è morta la Turchia come la voleva Mustafa Kemal Atatürk, padre della patria. E pensate che con Mustafa Kemal Atatürk e con i giovani turchi, questi militari illuminati, in Turchia venne introdotto un pensiero laico, venne introdotto l'alfabeto occidentale in Turchia, no? Non si usa più l'alfabeto arabo islamico, in Turchia si usa l'alfabeto nostro, il nostro alfabeto, e però adesso ci siamo di fronte ad una possibile deriva islamica in Turchia, e questa analisi ne è una testimonianza precisa. Beh, cari amici, ripeto, l'analisi di Cagnisco 1 la lascio nel riassunto di questo video, in maniera che voi la possiate leggere con calma. Ok, cari amici? Come vedete, a volte il web è più educativo di tanta stampa e di tante televisioni. Grazie carissimo amico, grazie anche a voi cari amici, e a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.